Buongiorno a tutti, benvenuti. I relatori qui a Como non sono ancora tutti arrivati, ma sappiamo che quelli che parleranno un po' più tardi arrivano un po' dopo per impegni di lavoro, diciamo così. Io sono il delegato alla comunicazione, all'orientamento e al fundraising e a nome dell'ufficio orientamento e placement e della commissione placement do il benvenuto a tutti coloro che sono qua e a tutti coloro che sono a Varese, visto che siamo in videoconferenza sulle due sedi, a questa che è una new entry del nostro Ateneo, nel senso che è la prima volta che tra le attività di orientamento al lavoro facciamo una giornata dedicata alle carriere internazionali. L'idea di questa giornata è di sentirci raccontare che cosa vuol dire una carriera internazionale, cioè sentirci raccontare quali sono le opportunità e soprattutto avere una visione a 360 gradi di che cosa si può fare e di qual è stato il percorso che i nostri ospiti hanno fatto per arrivare a fare quello che stanno facendo. Quindi parleremo di cosa significa lavorare nell'Unione Europea, parleremo di che cosa significa lavorare in ONG, organizzazioni internazionali, parleremo di carriera diplomatica e parleremo di che cosa vuol dire essere uno scienziato in una organizzazione internazionale, che è qualcosa di cui di solito non si sente parlare. Allora, io passerei, siccome è una mattinata molto intensa, passerei la parola per il saluto anche alla parte varesina, quindi alla professoressa Tiberi e alla professoressa Cennini. Poi, giusto dal punto di vista organizzativo, lo dico subito, ogni ospite avrà al massimo una ventina di minuti per raccontarci quello che intende raccontarci, dopodiché possibilmente ci prenderemo qualche minuto per le domande. Tutte le curiosità che avete stamattina devono essere soddisfatte. Le lezioni frontali non funzionano più, quindi io spero che questa sia un'interazione tra chi sta nel pubblico e chi in realtà parla e basta. Questo è più o meno l'organizzazione. Io tengo i tempi, quindi sarò molto fiscale da questo punto di vista. Io sono furlana, quindi sapete, sono molto rigida, sono di origine quasi tedesca, diciamo. Varese. Passo la parola a voi. Grazie, grazie Michela. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata dedicata alle carriere internazionali. Siamo molto lieti di accogliervi qui e di parlare di questo tema. Come forse sapete, io sono professore associato insieme alla collega Giulia Tiberi del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture. Giurisprudenza è uno dei corsi di laurea appunto, di questo dipartimento e diciamo, mentre tradizionalmente si è sempre pensato che il giurista fosse una persona dedicata solo ed esclusivamente al diritto locale, nazionale, questo sicuramente non è più così. Il giurista, appunto, ovviamente è un esperto del diritto italiano, ma è anche una persona, un professionista che è aperto all'estero, al mondo della carriera internazionali e anche, appunto, ai confronti con gli altri paesi e le altre nazioni. Quindi questa è una premessa molto generale. Il nostro dipartimento crede molto in questo percorso. La direttrice Barbara Pozzo è una delle massime esponenti di una materia che si chiama diritto comparato, che voi sicuramente conoscerete, e diciamo quindi anche dal punto di vista personale, lei ha dato molto rilievo a questo aspetto dell'internazionalizzazione della nostra facoltà. Per cui sono stati, diciamo, avviati già negli anni diversi progetti. Il doppio titolo con la Francia è sicuramente uno dei fiori all'occhiello del nostro dipartimento, ma appunto, diciamo, accanto a questo ci sono diverse altre iniziative, sia appunto a livello di formazione, quindi durante il percorso vostro, durante il corso di laurea appunto in giurisprudenza, ma anche dopo, quindi allo sbocco, appunto, come anche dalle tesi di laurea ai tirocini, alle esperienze all'estero, ci sono varie appunto attività anche curate dal professor Bertoli a livello di diritto internazionale, quindi diciamo le opportunità sono moltissime. Quello che appunto a noi preme è quello anche che voi siate formati in questo campo, quindi anche la didattica ha un'impronta in questo senso. Quindi non solo diciamo le materie prettamente dedicate a questo, come il diritto internazionale, ma anche il diritto appunto comparato, il diritto civile, io insegno diritto civile, diritto privato, diciamo tutte queste materie che tradizionalmente appunto quelle civilistiche pure sono più collegate a un diritto nazionale, hanno invece una grande apertura verso l'esterno, verso l'estero. A livello appunto di sbocchi professionali. Marta, scusa se ti interrompo, però in realtà visto che non abbiamo solo studenti di giurisprudenza,
Cioè, è importante sottolineare che ci sono diverse lauree a doppio titolo all'interno del nostro Ateneo e diverse di queste opportunità. Cioè, il parterre che abbiamo qua di fronte in realtà è un parterre misto fatto da studenti che arrivano da svariatissimi corsi di laurea. Quindi certo, sottolineiamo che queste opportunità ci sono in tantissimi corsi di laurea, perché le lauree a doppio titolo oggi sono 8 all'interno del nostro Ateneo, di cui tutta una serie anche di ambito scientifico. E l'altra cosa che ci premeva sottolineare è che tutte le opportunità di lavoro a livello di carriera internazionale, cioè di comunità europea, tirocinio e quant'altro, sono pubblicate sul nostro sito nella parte che riguarda proprio le opportunità di lavoro. Quindi questa cosa viene, diciamolo, in maniera tale che le persone poi sappiano dove andare, certo, a guardare e eventualmente cosa chiedere. Certo, certo, assolutamente, sì sì, io vedevo il mio punto di vista, ma giustamente sottolinei come questo sia appunto proprio la cifra, se vogliamo, dell'Università dell'Insubria e diciamo un punto su cui noi vogliamo appunto continuare a investire, ripeto, sia a livello di didattica ma anche a livello di placement. Per cui passerei la parola alla collega. Io vorrei anzitutto ringraziarvi della vostra presenza. Come diceva già la professoressa Prest, questo non è che un primo incontro che speriamo possa permettervi di iniziare a raccogliere informazioni, perché speriamo che molti di voi siano interessati a un percorso di carriera internazionale, anche qualora non pensiate poi di svolgere la vostra professione, il vostro lavoro futuro in questo ambito più globale. È comunque un'esperienza fortemente arricchente sotto il profilo professionale, come ormai tutti i selezionatori segnalano. Vorrei solo dirvi, a valle di questo incontro sarebbe utile che coloro che fossero interessati potessero prendere contatto con noi delegati di orientamento e di placement. Ogni dipartimento ha dei propri rappresentanti delegati che compongono una commissione universitaria generale di Ateneo di orientamento e di placement, e quindi vi invitiamo veramente a contattare ciascuno per il proprio dipartimento i delegati, in modo da poter anche fornirvi ulteriore supporto. Io non spendo ulteriori parole e ringrazio fin d'ora i relatori che ci onorano della loro presenza e ci racconteranno molte cose interessanti. E ripasso la parola alla professoressa Prest. Grazie. Grazie.